Buonasera a tutti da Roberta Feliziani e bentornati a questo appuntamento in diretta del venerdì sera dalle 21:30 a mezzanotte e mezza. Staremo insieme per raccontarvi un pezzo d'Italia e quello che è accaduto di saliente durante la settimana. Allora, salutiamo subito il nostro opinionista Antonio Rabbia, giornalista. Buonasera Antonio. Buonasera a te Roberta, buon venerdì sera a tutti. E poi alla regia Manuel Mazzei e Lorenzo Fantini. E poi abbiamo ai comunicati stampa Ludovica Iacovacci e in redazione Cinzia Santangeli, contributi RVM Video Lorenzo Petrucci. Allora, iniziamo subito questa bella passeggiata nell'informazione. Abbiamo tante notizie, tante cose che sono accadute durante la settimana. La prima, ovviamente, i risultati del voto. Lombardia e Lazio. Un grandissimo astensionismo, purtroppo in pochissimi sono andati a votare e c'è stata una vittoria schiacciante del centrodestra. Analizzeremo poi questo voto, quali sono state le conseguenze. Poi ancora frasi, insomma, direi poco appropriate del presidente Berlusconi nei confronti di Zelensky, anche lì sono piovute le polemiche. E poi ancora Zelensky e questa guerra che continua imperterrita, seminando e continuando ad avere centinaia di morti e non si riesce a trovare la fine. E poi ancora gli italiani che vivono situazioni di disagio dove i prezzi continuano a lievitare. Adesso l'ultima novità che avviene e proviene dall'Europa. Allora, nel 2035 non ci saranno più le auto diesel e benzina. Che cosa succederà? Succederà che avremo tutti le macchine elettriche, almeno così dicono, e ci dovrà essere un adeguamento per quanto riguarda i cittadini e l'industria. Problema da poco? Non direi. Un grande problema, perché il 2035 sembra molto lontano, ma non lo è. E quindi vedremo quali tipo di idee da parte della politica, dell'Unione Consumatori, dai cittadini, dai giornalisti, quali sono le reazioni a questa che è una notizia bomba. Allora, ci colleghiamo subito con il primo ospite, il Rosario Trefiletti, che è il presidente del Centro Consumatori Italia. Presidente, buonasera. Buonasera a lei e a tutti i telespettatori. Allora, ha sentito questa notizia? Auto e diesel e benzina dal 2035 out, avremo solo macchine elettriche. Lei che dice? Beh, innanzitutto bisogna precisare, perché so che attorno a questa questione, che è molto importante, beh, non è che cessano di viaggiare o andare per le strade le macchine, quelle tradizionali. Cessa al 2035 la produzione e l'immatricolazione di macchine a combustibile, perché non è che improvvisamente gli altri veicoli che non saranno sostituiti devono essere tutti ammassati e poi, diciamo così, destrutturati, perché non ce la faremo neanche. Quindi questo è un primo chiarimento, perlomeno da quanto ho capito e ho letto e ho approfondito io. Poi naturalmente verificheremo se le cose stanno così. Certo, è un problema piuttosto rilevante, perché avrà una ricaduta molto importante su tutto il sistema della produzione, non solamente delle macchine, ma anche dei pezzi di ricambio, insomma, con tutto quello che trascina il mercato dell'automobile. Quindi, detto ciò, bisogna avere un'accortezza. L'accortezza qual è? Adesso, al di là dei tempi, se sono corti, brevi, lunghi o che altro, abbiamo 12 anni di tempo e oltretutto abbiamo 12 anni di tempo che ci devono, non ci possono, ma ci devono permettere di mettersi tutti intorno a un tavolo. E una volta deciso, oltretutto questa decisione è già stata presa. È già stata presa precedentemente, non è una decisione presa tout court in queste ultime ore, in questi ultimi giorni. Una volta decisa che si debba fare questa transizione ecologica, bisogna mettersi a rimboccarsi le maniche e studiare come non ci siano morti e feriti nel sistema dell'automotive nell'Europa, ma soprattutto nel nostro paese, perché noi siamo, da questo punto di vista, una potenza molto importante nella costruzione
di questo settore, nella costituzione anche di questo settore. Però, Quindi, Presidente, la sì, interrompo dica, subito. Per dica. quanto le riguarda le macchine elettriche, il problema esiste, per esempio, per quanto riguarda le batterie. Innanzitutto sono costosissime. E poi le materie prime sono scarse, questa c'è una dichiarazione da parte dell'Europa, e abbiamo un altro rischio di cominciare a dipendere anche in questo settore dal Congo e dalla Cina. Quindi non ci bastava il gas, siamo stati dipendenti a una vita dalla Russia, abbiamo visto al primo conflitto che cosa è successo, c'è stato un crollo mondiale dell'economia. Adesso cominciamo pure con le automobili, A Presidente? lei ha perfettamente ragione, ed è per questo che la discussione è molto complessa, che coinvolge anche quello che giustamente lei adesso sottolineava, perché la questione dei metalli rari, delle terre rare, combinazione, mi dispiace dover accomunare questa questione a un'altra più drammatica della guerra. Guardate che in Europa abbiamo terre rare per poter avere questi materiali. Proprio il Donbass è la regione più ricca di terre rare e di questi minerali rari che servono proprio per l'auto elettrica, ma non solo, anche per i computer, per tutta l'informatica e che altro. Ma di chi Quindi, sarà questo Donbass fra qualche anno? Perché qui la guerra non accenna a finire. Putin sembra che non ci pensi proprio a No. smettere, anzi chiede potenziamento di armi, carri armati sofisticati e in questo lo sta aiutando la Cina. Quindi il Lo so, Donbass ha le materie, ma chi se le prende queste materie? Parliamoci chiaro. io penso che guardi, non si è mai detto, ma io sono tra quelli che dice che su questa guerra pesa anche la possibilità di avere o non avere le terre rare del Donbass. Ah, Questa è la certo. questione, è ricchissima di terre Certo. rare quella regione dell'Ucraina e credo che sia anche una motivazione, non solo di carattere ideologico, imperialista, come si suol dire, eccetera, eccetera, ma che ci sia anche una questione economica dietro a questa guerra maledetta, perché nessuno Certo. avrebbe voglia appunto che ci siano guerre di questa natura. Quindi Senta, c'è. Presidente, vogliamo sentire un attimo che cosa ne pensa Salvini di questa novità delle macchine, delle auto elettriche? Sentiamo un attimo che cosa dice. All'ennesima follia che arriva dall'Europa, fuori legge le auto a benzina e diesel. Cioè, con un voto al Parlamento europeo hanno deciso che dal 2035 saranno fuori legge, sarà vietato vendere e comprare un'auto a benzina e diesel. Col voto favorevole di PD, 5 Stelle e Italia Viva. È un enorme favore, è un enorme regalo ai cinesi. Significa licenziare centinaia di migliaia di lavoratrici e lavoratori in Italia e in Europa per fare un regalo ai cinesi. È un voto, secondo me, figlio o di ignoranza, o di ideologia, o di malafede. Avete visto che nelle ultime settimane al Parlamento europeo hanno trovato gente che era libro paga di paesi stranieri. Ma come si fa a dire che per inquinare di meno, quando Cina, India e mezzo mondo fanno di tutto, bruciano tutto, usano tutto e circolano con tutto, in Italia, in Francia e in Germania bisogna andare in giro o in monopattino, in bicicletta o con l'auto elettrica. Ma se uno non ha i quattrini per comprarsi l'auto elettrica nuova, e soprattutto gli operai che perderanno il posto di lavoro a Torino, piuttosto che in Campania, piuttosto che in Lombardia, piuttosto che a Roma o in Sicilia. Dove vanno a mangiare? A casa di Renzi, di Calenda, di Conte, di Zingaretti? È una follia. Ecco, io penso che sia una decisione assolutamente priva di senso, che non aiuta l'ambiente, anzi, semplicemente rischia di far perdere il posto di lavoro a centinaia di migliaia di italiani. E quindi convocherò nei prossimi giorni al Ministero dei Trasporti una riunione con le aziende produttrici, con i sindacati, con le associazioni di imprenditori per capire come fronteggiare questa follia, questa idiozia ideologica. Io adoro l'aria pulita, l'acqua pulita, i mari, i monti, i fiumi e i laghi, ma non è licenziando la gente che si aiuta l'ambiente, anzi.
Ecco, e a supporto di ciò dobbiamo anche sottolineare il fatto che i paesi dove diciamo, la tecnologia del motore elettrico sta andando avanti, mi riferisco alla Cina e l'India, l'energia elettrica viene prodotta con il carbone, che tutti sappiamo essere altamente inquinante. Quindi è un po' una contraddizione questa. Fermiamo le macchine a diesel e a benzina, mettiamo le elettriche e i motori elettrici vengono prodotti col carbone. Quindi insomma un'altra presa in giro. Allora, su questo si è espresso l'eurodeputato di Forza Italia, Massimiliano Salvini. Sentiamo, Salini. Abbiamo tanti motori di nuova generazione in Europa, molti dei quali decisamente più accattivanti anche dal punto di vista tecnologico di quanto non sia il motore elettrico, che è una delle soluzioni. L'errore è trattare una delle soluzioni come fosse l'unica soluzione. Un grave errore proprio per chi ama l'innovazione e la tecnologia e non l'ideologia. Ci sono due modi per affrontare la sfida della tutela ambientale, della sostenibilità e della transizione. Attaccarsi ad un approccio neutrale avrebbe favorito e favorirebbe, perché noi confidiamo ancora di poter ottenere questo risultato, un vero approccio innovativo. La soluzione dell'eliminazione tout court del motore a combustione interna entro il 2035 non solo non si giustifica dal punto di vista scientifico e tecnologico, ma non si giustifica neanche dal punto di vista della reale tutela dell'ambiente. Come ho ricordato in aula, i paesi dove la tecnologia del motore elettrico sta rompendo le dighe e occupando tutti gli spazi, sono esattamente paesi come la Cina, dove l'energia elettrica viene prodotta col carbone, ad esempio, inquinando ancora di più l'ambiente. Mentre l'Europa, che chiede un mix neutrale dal punto di vista tecnologico, guarda caso è proprio il continente dove oggi siamo i campioni nel mondo della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili. Perché toccare questo equilibrio, che è costato tanta fatica, tanta intelligenza industriale e scientifica, perché sostituirlo con una forzatura che, più che una forzatura temporale, è una forzatura tecnico-scientifica che produce poi effetti nefasti anche nell'ambito industriale, perché evidentemente una forzatura di questo tipo costringe anche a rivedere gli assetti interni delle aziende, rivedere dei settori che, come l'automotive, che in realtà performano in maniera interessante, brillano non solo dal punto di vista tecnico, ma anche per la quantità di posti di lavoro che garantiscono. È un'operazione fatta al contrario, ma fortunatamente nelle pieghe del negoziato abbiamo inserito la revisione dei risultati, dell'impatto di quel che sta accadendo a metà strada, intorno al 2026, e il nostro obiettivo è che a seguito di queste verifiche si possa introdurre un nuovo metodo di calcolo di verifica delle emissioni, non più, come si dice, col tailpipe approach, quindi non più con la sola verifica allo scarico, ma anche con il cosiddetto life cycle approach, cioè tenendo conto dell'intero ciclo di vita del mezzo. Ecco, ha sentito Presidente, l'energia elettrica in Cina e India viene prodotta con il carbone, quindi questa è una contraddizione. Ma sì. Lei come si esprime in merito? Ma senza dubbio è una contraddizione, ma questo nulla c'entra, ha a che vedere con quello con cui sta andando la direzione tecnologica del mondo, insomma. Vogliamo ancora avere perplessità, mettersi di contrasto, che altro, per stare sempre comunque l'ultima ruota del carro, e in questo caso il carro va bene come va. Ma insomma, ma noi dobbiamo, allora, detto che il nostro governo ha detto di sì alla riconversione verso le macchine elettriche. Uno. Due. Insisto, non è che vietata la circolazione del rimanente parco autovetture, ma è vietata la produzione, cessa la produzione delle Ho macchine capito, però Presidente, cessa la produzione, il che vuol dire che gli italiani poi si dovranno dotare di queste macchine elettriche, perché poi lo sa come funziona, cominciano con i blocchi. Chi non ha la macchina elettrica non circola, allora è un obbligo poi acquistarla. No, ci arrivo, non è un obbligo, nel senso che io posso, fino a quando non porterò poi alla rottamazione la mia auto a combustibile, a carburante, io posso girare, non è vietato girare con la macchina che ho a carburante. Solo che se voglio acquistare una macchina nuova, posso acquistare una macchina usata. Posso continuare ad avere una macchina a carburante usata. Allora, Bisogna avere. Presidente, se le cose dovessero stare in questo modo in cui ci dice lei,
Allora, sa che cosa succederà? Scoppierà il mercato dell'usato, perché sinceramente chi è che si vuole caricare di comprare una macchina elettrica con la meccanica che è completamente diversa, e noi non abbiamo specialisti in questo settore, non stiamo a Tokyo, e quindi per cambiare una batteria costa 3-4 mila euro, è normale che si aprirà benissimo, in maniera grande, spropositata, il mercato dell'usato. Mi si sfascia la macchina, me la compro usata, l'elettrica non me la compro. Ma no, ma questo può anche essere che per una fascia di popolazione indigente o che altro possa venire. No, è normale, qui. Perché qui siamo tutti indigenti, Presidente. Però il problema vero è quello di dire, una volta accertata che questa è la strada, poi si troveranno eventualmente delle deroghe, si troveranno eventualmente con il confronto con gli imprenditori, eccetera, con le parti sociali, tutte le strade le più corrette e giuste per arrivare a un impatto che non faccia morti e feriti, bisogna rimboccarsi le maniche. Una volta deciso, ci si rimbocchi le maniche. Guardi, Feliziani, mi sembra di ringiovanire, di tornare agli anni Ottanta, quando si parlava della grande rivoluzione informatica. Ma sa cosa si diceva a quel tempo? Più o meno le stesse cose. Saranno morti e feriti a milioni di cittadini, l'informatica. E avevamo il Commodore 64 a quel tempo, negli anni 80. Adesso abbiamo l'intelligenza artificiale. Eppure, ecco, questo ha portato certamente più benessere che malessere. Allora, attenti, se decidiamo qual è la strada, bisogna rimboccarsi le maniche attraverso confronti seri, agevolazioni e interventi economici e finanziari per dare alla nostra industria la capacità che ha. La nostra industria è fatta di gente che ha grandi professionalità e che sicuramente già lo fanno. Già alcune macchine o ibride o interamente elettriche già lo fanno. E allora diamo la possibilità alla nostra industria di arrivare all'appuntamento con risorse, investimenti, tempi adeguati, di dare tutto l'aiuto possibile. Ma questa è la strada da fare, non mettersi... Ma il problema però, Presidente, è che qui in Italia funziona sempre così. Fanno le cose, poi rimboccatevi le mani, cioè rimboccatevi voi. Cioè gli imprenditori da soli devono affrontare nuove spese, nuovi adeguamenti per macchine elettriche. Questo non va bene, Presidente, perché ci riempiamo la bocca, facciamo tutto per l'ambiente, tutto ecologico, e poi le spese ricadono sul singolo. Questa è la cosa che non funziona in Italia. Ricadono sul singolo. L'imprenditore vende macchine, si deve adeguare a vendere le elettriche, deve cambiare, fare... E non funziona così. Cioè le rivoluzioni per l'eco, no? Come le vogliono fare sugli appartamenti, sulle case che devono essere adeguate, ecosostenibili. Ma chi le paga? Ma chi le paga? Questo è il problema. Ce lo vogliamo mettere in testa che la nostra economia è azzerata? Azzerata, è a stento. Ci sono imprenditori che continuano con i propri soldi a andare avanti, a investire, a cercare di non licenziare il personale. Il governo che aiuti li dà? Mette leggi che ancora... danneggiano l'imprenditoria, perché questo adeguamento, anche se è lontano, è comunque difficile per tutti quelli che lavorano nel settore delle automobili. Antonio ha una domanda, vai. Io ho letto, Presidente, buonasera, io ho letto uno studio, pare che la classe media non si potrà permettere un'auto elettrica e se la potranno permettere soltanto i più ricchi. Lei che dice rispetto a questa cosa? Allora, questa è stata una delle polemiche che ho sollevato in questi ultimi tempi, perché la macchina elettrica effettivamente costa tantissimo. Aggiungo subito che però nel momento in cui l'offerta di mercato è nettamente superiore alla domanda, perché la domanda di mercato è bassissima per le auto elettriche, proprio a partire dalle considerazioni che faceva lei adesso, che perché costano tanto. Allora qui c'è un problema anche di economia di scala. Quando le macchine elettriche saranno in economia di scala come le macchine a carburante, è del tutto evidente che si abbatteranno i costi. Comunque io dico che, perché ha ragione la Feliziani rispetto al fatto che poi ci si rimbocca le maniche, si prendono le decisioni e poi devono essere gli altri ad attuare. Allora un governo responsabile deve mettere in campo risorse importanti
per mettere in grado gli imprenditori di fare questa grande riconversione industriale per poter essere all'appuntamento pronti. Perché ecco, allora le cose, no? Sì, facciamo, diciamo, con regolarità. Prima si parla di investimenti e dopo di adeguamenti. Perché se i soldi poi alla fine, come dicono sempre, qualsiasi governo c'è stato, ma i fondi non sono sufficienti, ma l'Europa non ci sei, la coperta è corta. Allora, di che stiamo parlando? Se i soldi non ci sono, no, abbiamo il PNRR che dà una mano in questa direzione di fare la riconversione appunto energetica nel nostro paese. E non solo questo, ci saranno anche altri interventi per quanto riguarda l'Europa rispetto alla riconversione energetica. Ma insomma, io dico semplicemente questo. Un governo deve decidere se sta in una via, una direzione che ci porta lì oppure no. Ecco. Non ci sta, ed è legittimo, non ci sta, non è d'accordo, si mette contro le decisioni europee. Nel 2024 ci saranno le elezioni, poi appunto vedremo anche cosa succede in Europa. Può anche succedere che tutti i paesi cambino opinione, fanno le loro votazioni e si cambi anche. Questa è la democrazia. Adesso, questo ci credo poco, eh? Feliziani, ma può succedere sempre di tutto. Io ragiono in maniera molto semplice, dico: un governo come si deve decide dove stare dentro nella linea strategica. Una volta che c'è dentro, e mi sembra che il nostro governo abbia votato a favore rispetto a questa questione, se ci sono i problemi, e ce ne sono, certo. Ne abbiamo citati prima, lei stesso parlava dell'energia elettrica fatta in un certo modo in Cina, eccetera, eccetera. Ma io aggiungo di più, ci saranno problemi molto grossi per quanto riguarda l'accaparramento delle materie prime per fare le auto elettriche. Ci sono gravissimi problemi. Un governo serio dice: la strada è questa, è fissata. Bisogna rimboccarsi le maniche e dire alla nostra industria: guarda, avrai risorse importanti perché bisogna arrivare a quell'obiettivo. Noi dobbiamo smetterla di essere il fanalino di coda in Europa, dove Germania e Francia ci bagnano sempre il naso rispetto alle questioni di carattere tecnologico. Noi dobbiamo dire questo, un governo serio deve dire questo. Poi naturalmente il confronto con le parti sociali, con gli imprenditori per quanto riguarda le ricadute occupazionali. Ma gli imprenditori finora mi sembra che non siano molto d'accordo su questo cambiamento. Ma ho sentito anch'io alcune critiche, probabilmente non vanno bene i tempi per quanto riguarda la cessazione al 2035, ma anche qui si discuta con gli imprenditori, si faccia consigliare. Un governo ha bisogno di avere anche dei consigli dagli esperti, da chi produce o che altro. Fatevi consigliare quali sono i tempi necessari per fare tutta questa azione. Certo. Allora, Presidente, intanto ascoltiamoci un attimo un altro personaggio, il governatore della Campania, Vincenzo De Luca, a proposito che si è espresso a proposito del costo della benzina, che prima ci dicevano l'avrebbero abbassato, invece è risalito di nuovo. Sentiamo cosa ha detto. Abbiamo verificato un aumento francamente sconcertante del prezzo della benzina. Diciamo che con 50 euro magari una macchina media faceva un pieno, oggi riempie per due terzi il serbatoio. Il governo non ha ritenuto di fare nessun intervento sulla tassazione che pesa sul prezzo della benzina, dando francamente una prova grande di incoerenza, al di là delle sciocchezze raccontate in questi giorni. L'attuale governo, l'attuale maggioranza si era impegnata a ridurre le tasse sulla benzina. Non lo ha fatto. E questo penalizza due volte i cittadini italiani. La prima volta ovviamente per l'aumento del prezzo. La seconda volta perché quando aumenta la benzina
aumenta il costo del trasporto per tutti i prodotti e in modo particolare per i prodotti alimentari. Quindi noi dovremo aspettarci nelle prossime settimane non solo un esborso maggiore per la benzina, ma un ulteriore aumento dei prezzi per quanto riguarda soprattutto i prodotti agricoli e alimentari. A me pare una scelta francamente irresponsabile. Il governo ha detto che, la Meloni ha detto che non ci sono soldi, ma non c'erano soldi neanche 3 mesi fa quando si faceva la campagna elettorale. E in ogni caso anche questa affermazione è assolutamente incoerente. Presidente, manca pochissimo alla chiusura di questo blocco. Su questo De Luca ha ragione. Se ricominciamo con la tarantella che rialzano il prezzo della benzina, poi di conseguenza si alzano anche i prodotti alimentari e tutto. Ecco, il suo Centro Consumatori Italia, in questo proposito, sta facendo qualcosa per le richieste? Assolutamente. A difesa del consumatore? Faccia fare prima una battuta simpatica. Sì. Evidentemente De Luca ha assistito all'ultima trasmissione cui lei in maniera gentile mi ha invitato, dove abbiamo parlato proprio, abbiamo detto le stesse identiche cose. E che cioè, non solo non è intervenuta il governo Meloni, no, è intervenuto e ha azzerato la detassazione fatta dal precedente governo, aumentando di 31 centesimi al litro il carburante, con ricadute sia sui pieni, vado velocissimamente, sì, perché così il cittadino deve pagare di più per fare il pieno di benzina, la seconda cosa il trasporto. L'80% dei prodotti, soprattutto quelli agroalimentari, sono trasportati su gomma e quindi ci sarà un aumento. Anzi, le dico proprio che oggi, per la verità ieri, abbiamo terminato l'analisi di come stanno andando i prezzi e purtroppo le dico... Stanno aumentando. Noi pensavamo che ci fosse un trascinamento del 2022 con un assestamento all'alto dei prezzi. Non è così, non è così. Presidente, la devo salutare. Tassativo pubblicità. Grazie, grazie a Rosario Trefiletti. Alla prossima intervista. Grazie per essere stato con noi. Pubblicità, grazie.